Il Partito Democratico Abruzzese è con la gente che cerca il confronto e discute le sue proposte di governo e per la regione. Una regione che ha le sue peculiarità, i suoi problemi, la sua crisi, ma anche le sue potenzialità che solo abruzzesi potranno rappresentare con coerenza, consapevolezza e responsabilità in Parlamento. Questo è il filo conduttore della convention di ieri sera organizzata dal sindaco di Pineto Monticelli. Una tavola rotonda animata dai candidati D'Alessandro, Di Sabatino, Marini e Ginoble. C'è bisogno in questo momento delle tante difficoltà, dei disagi, delle vere sofferenze, di guardare, come dice Bersani, negli occhi la gente. Questo è il nostro metodo, si differenzia di molto rispetto, mi permetta di dire, alle promesse, proposte cervellotiche del campo avverso da parte del presidente Berlusconi. Veramente, quando si sentono sciocchezze simili, ci si chiede chi ci ha governato finora e ci rendiamo conto forse perché siamo arrivati a questo punto. Ancora da celebrare le elezioni politiche e nel PD abruzzese c'è già fermento per le imminenti elezioni regionali, con Monticelli in prima linea che rilancia ufficialmente davanti a un grande pubblico la sua candidatura alle primarie per individuare l'aspirante governatore della coalizione del centro-sinistra. Da qui a dire che sono il candidato naturale e ancora ci vuole tempo, ma cominciamo a fare e a dire questo percorso che mi sembra quasi naturale e scontato, anche perché c'è un po' di movimentazione politica che fa bene soprattutto al Partito Democratico. Io mi candido, come ho già detto, senza nessun problema, poi vediamo cosa succederà nel proseguo. Comunque l'intenzione c'è e iniziamo ad accendere i motori.